Ciao, se siete un amante delle piante e se volete farne germogliare una, in particolare se volete fare una pianta che vi lasci questi fantastici frutti, ovvero gli avocadi, siete capitati nel video giusto. In questo video vi mostrerò come fare a far germogliare un avocado partendo dal suo seme e quindi nel modo più semplice possibile. Innanzitutto, ovviamente, dovete mangiare l'avocado e tenere il seme. Lo lavate e poi dopo lo infilzate con questi stacchini. Potete metterne 3, 4, quanti volete. E poi prendete un bicchiere trasparente, mi raccomando, lo mettete al suo interno e poi lo riempite d'acqua. Mi raccomando, non si vede? La cosa più importante è che lo riempiate con l'acqua, che lo bagnate con l'acqua solo fino a metà, e questa parte deve rimanere assolutamente asciutta. Quindi questa è la fase numero 1. Seconda fase è lasciare l'avocado in un posto luminoso che non sia né troppo umido né troppo secco. Io ad esempio l'ho messo in bagno perché è l'unica stanza che rimane sempre illuminata anche quando non ci sono, e vi ritroverete un avocado con una radice come questa. Ok, è un po' storto. Una volta fatto, potrete interrarlo sempre fino a metà. Mi raccomando, state sempre fino a metà, tipo ad esempio questo. Se l'avocado si spacca in questo modo, va tutto bene, non è successo niente, è la sua normalità. A questo punto non vi resta che aspettare, dovrete annaffiare il vostro avocado, non troppo, e metterlo in un vaso che non sia troppo grande, perché avrete per ora solo una radice e quindi questa radice dovrà assimilare tutta l'acqua. Se voi lo annaffiate troppo spesso, la radice potrebbe ammuffirsi. Ci vorrà un po' di tempo e potrete finalmente ammirare il vostro fantastico avocado germogliare. Quando sarà pronto per fare dei frutti, beh, ecco, in questo caso ci vorranno circa 5-6 anni. È molto probabile che prima che l'avocado diventi bello e forte, che abbia un fusto molto alto con abbastanza rami per poter fruttificare, ci vorrà questo tempo. Mi raccomando, una cosa importante è che voi lasciate questo avocado in un bicchiere trasparente, perché io avevo già provato a farlo in precedenza con un contenitore bianco e probabilmente non prendeva abbastanza luce e quindi non è riuscito a germogliare. L'altro suggerimento che voglio darvi è: ci sono vari modi per coltivare l'avocado, io ne ho sentiti tre in particolare. I più famosi sono questo, tenerlo direttamente con la buccia, altrimenti avevo letto di un'altra possibilità, ovvero tenere tutta la notte in acqua il seme, fare in modo che si ammorbidisse la parte marrone e poi toglierla. Ecco, io la prima volta l'ho fatto così, ho eliminato quella parte e ho lasciato solo la parte più chiara, che potete vedere forse qui. Vedete il bianco che c'è qua? Ecco. E l'unico problema è che a me non ha germogliato, quindi probabilmente sarà stato perché è più debole in questo modo, non ve lo so dire. So solo che con me ha funzionato 3 volte su 3 questo metodo, quindi vi consiglio di farlo così. L'ultimo suggerimento che vi do è: fatelo in questo periodo, ovvero fatelo nel periodo da marzo fino a ottobre, perché le piante sono molto più reattive e vedo proprio che le piante mi stanno reagendo alla primavera, la sentono anche loro e infatti germogliano molto più in fretta. Se per fare il primo seme, che avete già visto che ho interrato, ci sono volute 3 settimane per farlo germogliare, l'ultimo che mi ha germogliato, ovvero questo qui, la vedete questa radice? Ecco, questa radice ha iniziato a venire fuori dopo 3 giorni che io l'avevo in acqua, c'era già una radice piccolina. Quindi vi consiglio di farlo adesso perché si vede proprio che sentono la primavera. Se invece lo fate nel periodo tra ottobre e fino a febbraio-marzo, è il periodo dormiente delle piante, quindi può darsi che germoglierà ma farà molta più fatica. Bene, è tutto. Io ho finito, penso di avervi detto tutto quello che ho fatto io per riuscire a far germogliare queste piante.
Se volete un consiglio per riuscire a farle germogliare più in fretta e meglio quando sono nella terra, vi consiglio di mettere un po' di polvere di caffè insieme alla terra. Io l'ho fatto in questo caso, l'ho messo ieri dentro la terra, quindi vediamo come reagirà. E non so, che di solito accelera e funziona quasi come fertilizzante per le piante. Ecco tutto e spero che questo video vi sia stato utile per riuscire a coltivare le vostre piante. Io vi saluto e vi mando un bacio enorme.